Roberto Borrello, allora, vittoria larga con lo Sporting Terni, forse più larga di quanto si è vista in campo. Sì, forse il punteggio è stato un po' oltre, veramente, perché devo dire che lo Sporting ha fatto una bella partita, ci ha messo in difficoltà, ci ha creato qualche situazione pericolosa, però siamo stati bravi noi ad affrontarla in modo giusto. Anche se all'inizio abbiamo un po' sofferto forse il cambio del campo, non abituati sul sintetico, col campo in questo modo che è bagnato, dei controlli, degli appoggi abbiamo sbagliato un po' troppo. Però sei soddisfatto insomma della prova, immagino, no? Ma sì, sicuramente, siamo in fase di preparazione, stiamo lavorando, quindi ancora noi dobbiamo essere pronti per l'11 di settembre, la prima di campionato. Quindi queste sono partite che ci danno morale, ci danno fiducia, ci danno la possibilità di poter provare altre soluzioni anche. Diciamo che sono viste anche un po' trame interessanti, però al di là dei gol, al di là, voglio dire, di quella della mancanza, cioè della mancanza di abitudine a giocare sul terreno in erba. Sì, si sono mossi bene, dai, non posso essere che soddisfatto dei ragazzi. Te l'ho detto, quando viene poi da un periodo di lavoro così pesante, perché abbiamo fatti lavorare, quindi era normale che può succedere che pronte via non sei così brillante come puoi essere. Però si sono mossi bene, hanno fatto quello che tutto sommato proviamo durante gli allenamenti, quindi questo è un motivo d'orgoglio. E dello Sporting? Lo Sporting bene, ti dico la verità, molto bene. Faccio i complimenti a Di Loreto e a Medeo Ciani, che ha costruito una squadra giovane ma con elementi anche di buona qualità. Si è arrivato qui un po' da ex, diciamo, no? L'anno scorso sì, ha vinto sì. Il campionato qui. La prima ufficiale proprio qua mi è capitato. È stata una bella soddisfazione l'anno scorso vincere il campionato e portarli su in promozione, da penso che lo Sporting è la categoria che se lo merita, insomma, per tutto quello che hanno fatto. Che vi siete detti con Gambino quando siete? Ma niente, ci siamo salutati, cioè, niente di più, perché non ci abbiamo avuto tempo, sai, quando devi preparare la partita diventa sempre difficile poter cambiare qualcosa. Senti, squadra al completo la tua, nel senso, oppure aspetti magari? Siamo sempre in allerta, cioè se capita qualche situazione un po' importante che si può verificare non ci tireremo indietro, però la squadra siamo abbastanza al completo, insomma. Senti, parti con fuori dei pronostici, ti pesa? Ma a me non mi pesa, dico la verità, perché uno quando scende in campo scende sempre per vincere, quindi è normale che devi incontrare le squadre tutte le squadre che devi incontrare, sai che metteranno qualcosa in più per poterti mettere in difficoltà, quindi dobbiamo essere pronti a fare questo, cioè essere concentrati per tutto il campionato. Qual è la squadra favorita? No, ormai si sta per partire. Ma ci sono delle squadre che si sono attrezzate bene, insomma, il Bastia retrocesso ha fatto una buona squadra, lo Spoleto ha preso dei giocatori importanti davanti, il Todi, c'è il San Venanzo, ci sono squadre che sono veramente attrezzate per poter combattere per vincere il campionato. Bocca al lupo, buon lavoro. Grazie Ivano, crepi il lupo.